News. Buonasera da Giuliana Avila e Di Stefano, notiziario flash del 18 febbraio 2022. Stamattina si è presentato alla stampa il nuovo arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Ha riferito di essere appassionato di giornalismo e comunicazione. Domani pomeriggio alle 16.30, solenne celebrazione in cattedrale per la presa di possesso canonico. Consegnato questa mattina all'Associazione Requistica Briganti di Librino il campo di San Teodoro, totalmente ristrutturato. Grande la soddisfazione dell'assessore allo sport Sergio Parisi e di Mirko Saraceno, presidente dei Briganti, che da anni attendevano la ristrutturazione dell'impianto. Scoperto truffatore seriale. Un 22enne è stato denunciato dalla polizia. Su Instagram adescava le proprie vittime proponendo in vendita capi d'abbigliamento di lusso con forti sconti. Gli ignari clienti, dopo aver proceduto al pagamento, non ricevevano la merce. Il giovane è stato identificato attraverso l'analisi dei tabulati telefonici e delle movimentazioni di denaro. Presentate oggi al Pala Regione di Catania le quattro tappe del Giro di Sicilia che dal 12 al 15 aprile animeranno le strade dell'isola e faranno sussultare i cuori degli appassionati delle due ruote. La competizione, che anticiperà di nemmeno un mese il Giro d'Italia, permetterà a velocisti, bassisti e scalatori di mettersi in mostra, atteso il gran finale con l'arrivo sull'Etna. Per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito freepressonline.it e ai nostri canali social. Il prossimo notiziario flash lunedì alle 20.30.